Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. All you find that you're joining. È triste, però. Molto triste. Molto triste. Allora, partiamo a bomba con il video. Per me le mie intro sono rapidissime. Questo sarà l'ultimo video della serata. Ammesso che lo carico. Di cosa vi parlo stasera? Probabilmente se lo metto lo vedrete nel titolo. Vi parlo di una cosa che per me riveste un'importanza fondamentale. Zanshin è un concetto, però posso anche spiegarlo con parole diverse da una parola giapponese. Spirito vigile. Ecco, spirito vigile. Allora, nelle arti marziali è molto importante lo Zanshin. Nelle arti marziali è una parola giapponese, e vabbè, quindi parliamo di... Ma vale per tutte le arti marziali, e vale per la vita. Vale per la vita. Allora, lo Zanshin è un certo tipo di vigilanza che si ha, che si deve avere. Si deve avere, si deve avere. E questo lo ribadirò nel video. Non è una cosa che riguarda solo le arti marziali, riguarda la vita. Bisogna avere un certo tipo di vigilanza, un certo tipo di attenzione. Ogni tanto io dico connettiamo il neurone, non è che uno può andare in giro così a cazzo di cane, no? Sì, può, cioè nel senso lo fa, e quindi lo fa, va bene, però io dico quello che penso, quello che per me è giusto, e invece no, nell'arte marziale c'è questo concetto, Zanshin, ci devi essere, cioè, fai una tecnica, non è che hai finito la tecnica e la mente vaga, no, sei lì, sei presente quando fai un combattimento, no? Ci devi essere, se no ti prendi delle mazzate incredibili, Allora, io non voglio dire che la vita è un combattimento, perché non è così, la vita è anche un po' più, come dire, morbida, no? Però i pericoli sono dietro l'angolo, no? I pericoli sono dietro l'angolo. Allora, adesso io non voglio, mi ero quasi proposto di dire come fanno i maestri, come ha fatto il mio maestro a farmi imparare lo Zanshin. A parte che non mi ha mai parlato di Zanshin, il mio maestro, l'ho imparato da solo il concetto, però poi ho capito che i miei maestri mi insegnavano anche questo, perché senza usare le parole mi hanno insegnato il concetto. Poi dopo la parola l'ho imparata da solo leggendo libri e documentandomi per conto mio. Non ha mai parlato di Zanshin, invece io ne parlo. Allora, la vigilanza. Il mondo non è che è proprio un posto carino, e bisogna stare un po' attenti, no? Cioè, se andiamo in stazione, vabbè, il giro come un pistola, no? E no, devi stare un po' attento, no? Allora si adegua, però c'è sempre un certo grado, dovrebbe esserci sempre un grado di vigilanza. Allora, se siamo a casa, porta chiusa a chiave, siamo rilassati, ci possiamo svaccare e va benissimo. Dal momento però in cui apriamo la porta di casa e usciamo, dovrebbe esserci un certo tipo di vigilanza. Vigilanza, di attenzione.
che una minima parte ci deve essere, però poi cresce, cresce o diminuisce a seconda delle situazioni. Per esempio, se io vado in macchina, se guido la macchina, guido la moto, insomma, un conto è se vado su una statale dove non c'è nessuno, dove non ci sono accessi, e allora magari la vigilanza c'è sempre. Però se però vedo che ci sono tante altre auto in giro, o magari punti di accesso, gente che arriva a una precedenza, insomma la vigilanza aumenta, perché io penso sempre a quello che può fare qualcuno, no? Ho la precedenza. Sì, ho capito, però tanti non rispettano o non si accorgono, sono distratti. E allora, quando io arrivo a un'intersezione, aumento la mia vigilanza. Quindi sono pronto a frenare, anche se ho la precedenza. Quindi adesso ho fatto l'esempio della guida, ma questo esempio vale per tutto. Vale per tutto. Se cammino per strada in un posto, vedo gente un po' così, e allora la vigilanza aumenta. Non voglio parlare del combattimento delle arti marziali, però nella vita bisogna avere una certa dose di vigilanza. Succedono le cose, possono succedere, e allora non dobbiamo farci trovare col culo per aria, no? Come si dice. Questa non è paranoia. Lui dice: sei paranoico. E cazzo, il mondo è un postaccio, ragazzi, il mondo è un postaccio. Non è che io penso sempre che vada male, però sto attento. Se arrivo un'intersezione e viene fuori uno, io sono pronto a frenare. Magari non viene fuori, però sono pronto. Entro in una rotonda, io entro deciso, però metto in conto che questo esce lo stesso. Questo è Zanshi applicato alla guida. E poi potremmo estendere il discorso a tutto quello che volete voi. Avete dei figli, state attenti ai vostri figli, perché alle persone che frequentano, eccetera, non si lascia. Il combattimento, la vita si svolge a volte per casualità, per cose, però cazzo, mettiamoci vigilanza. A volte c'è la sfiga, come si dice, la sfiga, no? Però se non ci abbiamo messo l'attenzione, insomma, la sfiga si può anche prevenire, no? In tanti casi, io direi che il 90%, senza essere troppo ottimisti, se abbiamo un minimo di vigilanza, anche la sfiga possiamo far qualcosa al riguardo. No, va tutto bene, sì, vado dritto, no? Il biker che tanto c'ha la precedenza e va a 160 all'ora in un tubo di strada, no? Dove ha la precedenza e dopo esce il trattore. Bravo, bravo. Questo è esattamente l'esempio opposto di quello che è lo Zanshi. Ho dato degli esempi esaustivi? Spero. Non lo voglio
tirare troppo lungo, ci sarebbe da parlare talmente tanto su questo concetto. E adesso ho usato un termine giapponese che mi è caro, era il mio stato, è Zanshin. Adesso sono a casa, mi sono bevuto un paio di birre e quindi lo Zanshin è un po' più morbido. Dal momento in cui esco di casa, lo Zanshin sale di livello, sale, la vigilanza sale. E poi dopo non voglio entrare nei dettagli tecnici di quelle che sono le arti marziali, parlo di cose di vita, però i concetti delle arti marziali secondo me possono essere utili per capire anche alcune cose di vita. Ultimo video questo, buonanotte, buonanotte amici miei.